Grande Fratello VIP 6. Novità, cast e opinionisti. I palinsesti Mediaset sono stati pubblicati e con grande entusiasmo è stato riconfermato anche il Grande Fratello VIP 6 con al timone, sempre, Alfonso Signorini. Ovviamente, il reality più spiato d'Italia andrà in onda su Canale 5. Saranno previste 21 puntate, distribuite in questo modo: 13 il lunedì e 8 il venerdì. Questo significa dunque che per la sesta edizione della Casa di Cinecittà ci sarà quasi sempre il doppio appuntamento settimanale. Ancora, una novità importante. Sembra infatti che, come la scorsa edizione, anche quella di quest'anno potrebbe essere allungata, laddove gli ascolti lo permetteranno. A parlare è stato Pier Silvio Berlusconi, il quale, annunciando il ritorno in TV, a partire dal prossimo autunno, del Grande Fratello VIP 6, ha fatto delle dichiarazioni importanti. Il rampollo di casa Berlusconi ha affermato che, dopo le 21 puntate che andranno in onda, se il reality funziona, si allungherà a data da destinarsi. Dopo la messa in onda del Grande Fratello VIP 6, cominceranno poi nuovi reality, come La Talpa, che farà il suo grande ritorno a distanza di anni su Mediaset, e L'Isola dei Famosi. Per il momento, per quanto riguarda il Grande Fratello VIP, non c'è ancora una data di inizio. Si crede però che molto probabilmente il reality prenderà avvio intorno all'inizio dell'autunno, quindi dal 15 settembre ai primi di ottobre. Confermate anche le due nuove opinioniste, di cui si è parlato nelle scorse settimane. Dopo Pupo e Antonella Elia, subentreranno Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe. Il cast, invece, non è ancora stato reso noto. Si è mormorato nelle scorse settimane la presenza quasi certa di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo. Nelle prossime settimane, però, si saprà qualcosa di più preciso. Per quanto riguarda invece l'addio degli opinionisti, ci sono a riguardo delle motivazioni differenti. Pupo ha scelto di dedicarsi alla carriera musicale e ora che il Covid sembrerebbe leggermente allentato, ha manifestato il suo desiderio di ritornare a fare concerti in luoghi dedicati all'intrattenimento. Discorso diverso per Antonella Elia, che non sembra riconfermata a Mediaset. Pare infatti che il suo atteggiamento durante l'anno da opinionista non abbia attirato l'attenzione dei vertici di Cologno Monzese. Al posto della Elia, troveremo invece Adriana Volpe, che con la showgirl ha avuto parecchi battibecchi all'interno della casa del Grande Fratello VIP 4, dove entrambe hanno partecipato come concorrenti. Grande attesa anche per l'arrivo di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Sonia, oltre ad essere la compagna di vita del conduttore di Ciao Darwin, è anche un'autrice e produttrice televisiva. Per la prima volta la vedremo davanti alle telecamere e non dietro le quinte. La sua presenza entusiasmerà molto i telespettatori, ne siamo certi. Cosa pensate di tutte queste novità? Vi dispiace non rivedere Pupo e Antonella Elia nella nuova edizione del GF VIP? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.